Dico sul serio. Sei riuscito a immaginatura. Ed il baule Louis Vuitton? Certo, che lavoro c'è dietro a queste ossa? È incredibile. Questi sono i veri artigiani di una volta. Non ci sono più, Non ci sono più. Te poltrone sofà. Capito? È così che si passa il giorno della Repubblica. Guarda, come si chiama questo? Restauri in alta quota. Restauri imbarazzanti. Alla fine sì, siamo intossiati proprio di... Super restauri imbarazzanti. Capito? Alla fine noi siamo proprio intossiati di televisione. Di proprio visto... Ma poi anche queste trasmissioni, visto Vico Orfò, cosa fa? Il maestro della Foggia, cosa farà mai? Il maestro di Foggia, Poi l'esperto di staccionate. Cioè, guarda le ossa che si guarda, capito, in televisione. Altro che l'Arca di Noè, linea verde. Noè che ha suicidio. L'Arca di Noè. Allora bimbi mi garbano l'acciughe alla povera boia. Con l'acciughe ci sono cresciuto, capito, da piccino quando col mio babbo, con la mia mamma si andava al mercato, al porto, ti facevano fare l'assaggi. Con l'acciughe, capito, si chiede acciughe alla povera, hai visto, ti danno l'acciughina. Ma a proposito di roba da mangiare, ma oggi unghie e rena? C'è la parmigiana di melanzane, sì. Oggi è proprio una giornata, bimbi, tranquillissima. Oggi è tipo, cos'è, domenica? No, non è domenica. Proprio è la classica giornata, c'è proprio un'atmosfera. Anche stamani quando sono uscito, un silenzio. Quando sai proprio che sei tutt'uno proprio con il movimento delle nuvole, con la tenda che svolazza lievemente nella brezza, fuori di finestra, capito? Un hotel che ormai guarda lì. Guarda, hotellino qua che è qui, spiaggiato, è arribartato sul divano. Questa è proprio la giornata in cui magari ti viene in mente dei progetti, tipo, perché a me mi vengono spesso in mente delle ossa da fare, e irrimediabilmente non hai voglia di fare un cazzo. La domenica mattina in casa Taddierno proprio c'è questa voglia di fare contagiosa, si respira proprio un'aria di creatività e di creatina anche, ti senti invadere proprio da questa voglia, no quello no, l'altri giorni, la domenica invece è l'opposto, capito? Mentre l'altri giorni non hai voglia di far nulla, la domenica proprio c'è questa esplosione, proprio che dici, ah bene, la domenica, giorno di festa, voglio fare tutto quello che non hai fatto in settimana, e cosa vai a fare? Che poi il bello delle domeniche passatevi in casa Taddierno è che finalmente puoi guardare la televisione in assoluto silenzio, va bene, come al cinema. E poi finalmente arriva proprio il momento che proprio io adoro, che è il pranzo della domenica. Ora che siamo in estate, proprio si fa questi pranzettini leggeri, veloci, proprio una cosa che proprio ti carezza lo stomaco e il palato.